Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kingslave Corporation e oggi parliamo di un argomento abbastanza interessante riguardante un film della Marvel che si chiama Doctor Strange: The Multiverse of Madness. Ma prima, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. Nuova pagina Instagram, Kingslave18, che è la mia pagina ufficiale. Dopodiché, se volete walkthrough di Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart e God of War Ragnarok, vi basta seguire semplicemente il link in descrizione. E c'è anche il link della donazione per supportare la corporazione. Detto questo, iniziamo. Allora, questa è la trama trapelata di Doctor Strange in The Multiverse Madness e Marvel's News Italia. E niente, proseguiamo. È trapelato online una versione più dettagliata da Tami Doctor Strange. Ok, ecco cosa contiene. Vabbè, sì, ok. Partiamo. In primo luogo, questo film si svolge alcuni mesi dopo Spider-Man No Way Home e Doctor Strange è in cattivo stato mentale. Il film inizia con il logo della Marvel Studios, ma con dei glitch tra le diverse epoche del logo. Ok. Si passa ad una scena con Defender Strange, una variante di Wong e America Chavez, che corrono e sfondano attraverso il multiverso mentre sono inseguiti dai demoni. La scena, è girata dal POV, punto di vista, della creatura che li insegue. Il film prende diversi spunti visivi dai precedenti film di Sam Raimi. Anche se non è così violento o terrificante come il suo ultimo film, PG-13, Drag Me to Hell, è un film horror vietato ai minori di 13 anni, è certamente il film più violento e spaventoso dell'MCU fino ad oggi. Ok, quindi confermiamo che questo film è molto violento e soprattutto è molto horror. Quindi sarà il primo film della Marvel ad avere contenuti horror. Dopodiché, sfortunatamente, Wong e Defender Strange vengono entrambi uccisi. America Chavez irrompe nel multiverso sotto forma di stella e porta il cadavere di Defender Strange nella linea temporale 616 dell'MCU, ovvero la nostra principale. Dopo essersi svegliato da questo sogno, il nostro Stephen Strange si prepara e si dirige al matrimonio della sua vecchia fiamma, Christine Palmer, che l'abbiamo conosciuta nel primo Doctor Strange del 2017 e l'abbiamo conosciuta anche in What If in un episodio in cui lì abbiamo conosciuto lo Strange malvagio. Steven, non è particolarmente felice che la Palmer si sposi con qualcun altro ed entra in un battibecco verbale con il chirurgo del primo film. Ah, attenzione. Va fatto notare che gli eventi di No Way Home sono menzionati il Doctor Sono menzionati. Il Dottor Strange non ricorda affatto Peter. Un'altra cosa che infastidisce Strange è che ha costretto Tony a morire in Endgame in modo che l'universo potesse essere ripristinato. Tuttavia, questo era un punto fisso nel tempo per questa linea temporale, e di conseguenza la linea temporale principale sta svanendo in parti, come possiamo vedere anche nell'episodio finale di Loki, il multiverso, ok. Dopo il matrimonio, Christine Palmer muore improvvisamente. Ah! L'episodio di What If, attenzione! Questo disturba Strange e si aggiunge al suo tormento mentale. Ok, purtroppo America Chavez appare inseguita dal demone Gargantua, Gargantos, che l'abbiamo visto nell'episodio di What If, che è quel mostro pieno di tipo piovra con l'occhio gigante. E va bene. Il Dottor Strange e Wong riescono a fermare la creatura strappandole il bulbo oculare. E qui direi che il trio si incontra in una pizzeria. Chavez osserva che la pace questo che le piace questo tipo di pizza perché ce n'è uno in un universo che ha visitato. Chavez è LGBT e questo viene mostrato nel film. Ok, questa attrice interpreterà America Chavez, però l'America Chavez è un'eroina LGBT, ovvero credo che sia lesbica. Quindi va bene, cioè abbiamo visto anche nel film Gli Eterni che Pastos ha un marito o moglie, dipende da seconda dal punto di vista, e si sono baciati, cioè raga, nei film Marvel è bello, il tipo naturale di ogni film. Quindi va bene. Spiega che negli ultimi anni è stato inseguito nel multiverso da demoni che ha fatto collassare il suo mondo. Ok. Mostra sia Wong che il Dottor Strange e il cadavere di Defender Strange. Il trio va a Kamar. Kamartage.
per tenere Chavez al sicuro mentre Wong e Strange cercano di capire cosa sta succedendo. Ok. Rintra, un minotauro, viene introdotto in questa scena interpretato da Adam Hugill, non so chi sia. Strange va a trovare Wanda che vive nel mezzo a nulla tra alcune montagne, come abbiamo visto nel trailer, nella post-credit scena di Spider-Man Way Home. Wanda sembra essere triste quando parla delle sue decisioni a Westview, WandaVision, ma Strange le dice che ha bisogno del suo aiuto per quanto riguarda il multiverso. Wanda offre il suo aiuto a Strange e lui ritorna a Kamar-Taj. Ok. Quando se ne va, il frutteto in cui vive scompare, rivelando un paesaggio apocalittico. Attenzione, attenzione. Wanda si volta indietro con un sorriso, pensando che Strange sia tornato. Ok. Invece è il barone Mordo dal Dottor Strange del 2016. Viene decapitato da Wanda quando lui le dice che non. Che non smetterà di cercare di ucciderla. Wow. Quando Strange ritorna, ha una visione di Wanda che uccide Mordo. Questo fa sì che Kamar-Taj vada in modalità di blocco totale. Non so che vuol dire. Kamar-Taj viene attaccato da Wanda che si scatena attraverso stregone dopo stregone andando a cercare Chavez. Mamma mia, mamma mia. Anche se Wong viene catturato da Wanda, Chavez trasporta accidentalmente lei e Strange in un'altra linea temporale. I due vanno alla Stark Industries di New York. Questo mondo ha un sacco di robot aeroligio come in Age of Ultron. A Times Square parte un messaggio del presidente Steve Rogers in Chris Evans. Ok. Infatti, se voi vedete nel penultimo episodio di What If, mentre l'osservatore combatte contro Ultron. Si vede proprio quando pre si prende a cazzotti che stanno in un universo dove Steve Rogers è Capitan America. E va bene. La coppia trova una versione variante di Tony Stark, solo che non è proprio come l'universo 616. Tony Stark è interpretato da Tom Cruise ed è un narcisista squilibrato. Ok. Anche se avevo detto nell'episodio delle news Marvel che non ci sarebbe stato Tom Cruise, o è un troll. Oppure stanno facendo qualcosa sotto. Sicuro. Tiene la testa di Thanos nel suo universo in un barattolo liquido e lo deride. Madonna, lezzo! Tony menziona che lui e la Iron Legion sono andati a uccidere Thanos. Tony si trasforma poi in una tuta simile a quella di Superior Iron Man. Al centro ci sono tre gemme dell'infinito. Dipende quali gemme, però. Tony e la Iron Legion catturano Strange Chavez e li portano dagli Illuminati. Gli Illuminati, Professor X, ok, Magneto, la variante di Black Bolt dei Humans, Monica Rambeau come Captain Marvel, Captain Carter, Bruce Banner di Eric Bana, ma che cazzo dici? Mister Fantastic, Iron Man di Tom Cruise, va bene, variante di Mordo che lo è strego. Che è lo stregone supremo, ok? Bruce Campbell, Bald the Brave. Bruce Campbell è quello che ha fatto Ash della casa. E fratellastro di Thor in un altro universo. Da Liam Hemsworth, l'avevo detto, eh? L'avevo detto, signori. Una variante di Christine Palmer lavora per il professor X di Patrick Stewart e tiene Chavez in una prigione. Sia il professor X che Magneto hanno costumi accurati ai fumetti, come il professor X che ha una sedia a rotelle sospesa come nel cartone animato negli anni 90. Magneto sembra molto essere al suo look di X-Men del 2000. I due giocano a scacchi quando inizia questa scena. Gli Illuminati affondano Strange. Strange spiega che Wanda Maximoff sta mandando demoni attraverso il multiverso per ridottare i poteri di America Chavez per ritrovare i suoi figli dopo la distruzione di Westview. E ok, Wanda non può viaggiare attraverso il multiverso, ma può proiettarsi astralmente nelle sue varianti del multiverso. Con i Darkhold, credo. Mordo, Bald the Brave, Blackbolt e Iron Man vogliono uccidere Strange perché i viaggi nel multiverso sono i proibiti. Ok. Mordo dice al gruppo che ha conosciuto un Steve Strange nel suo universo che lo ha distrutto. Questa è la frase, la più grande minaccia per il nostro universo sei tu, del trailer, ok. Strange lo sente, ma il professor X, Captain Marvel, Bruce Banner e Mr. Fantastic non sono d'accordo. Magneto avverte il gruppo che un membro degli X-Men ha una sorella di nome Wanda Maximoff. Madonna, raga, madonna. Che attualmente ha due figli. Magneto afferma che è lei la sua figlia.
Porca troia. Il professor X chiama immediatamente X-Men. Parte 2. Ok, ragazzi, allora metto un attimo in pausa e vediamoci pure la parte 2, mi raccomando. Ok, ragazzi, ci siamo qui per la parte 2, mi raccomando, è sempre un leak degli spoiler, mi raccomando, prendetelo con le pinze. Allora, leggiamo la parte 2, vai. Mr. Fantastic chiama i restanti membri dei Fantastici 4 e dice che hanno un problema. Viene rivelato che la Torcia Umana è morto. Chris Evans, così? Porca miseria. Dottor Strange combatte in barone Mordo, mentre gli Illuminati vanno a cercare la variante Wanda. Ok. In una fattoria, Wanda di un universo sta giocando con i suoi bambini. Ok. Il Quicksilver di Aaron Taylor Johnson, quindi quello dell'MCU nostro, è in questa scena e riceve un allarme da X-Men per tenere d'occhio Wanda. Wanda prende il controllo della mente di Quicksilver e gli dice di correre più veloce che può nella direzione opposta. La variante Wanda è posseduta da Scarlet Witch, che il suo corpo comincia rapidamente a deteriorarsi. Ok. Il professor X, Malagnato, la trilogia X-Men. Ok. Jean Grey, Tempesta, Ciclope, anche Wolverine. Sono in questa scena in accurati costumi gialli da fumetto. Jessica Alba, come la donna invisibile, è una versione completamente CGI della cosa del 2005. Aiutano anche Mr. Ah, donna invisibile è la cosa del 2005. Ok. Non credo che sia mai sia apparsa la cosa non ha battute. Ah, ok. Quindi non si sa se la cosa avrà l'attore principale dei Fantastici 4. Non lo sappiamo. Questa scena è incredibilmente brutale poiché la donna invisibile e la cosa sono i primi ad essere uccisi da Wanda. Porca Eva. Wanda fa in modo che Halle Berry fulmini Ciclope a morte, mentre i raggi oculari di Ciclope distruggono Tempesta. Porca Eva. Porca Eva. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Jean Grey e Wolverine danneggiano Wanda, ma lei usa il potere di Jean Grey contro Wolverine e lui viene lentamente inserito come X-Men. Vi ricordate il film, no? Jean Grey viene finita da Wanda intrappolata in una sorta di sfera del potere, dove una combinazione di magia e caos la finisce e la uccidono. Madonna. Oh, attenzione. Il professor X tenta di liberare la variante di Wanda in rapida decomposizione della Sega Scarlatta, ma il suo collo è rotto. Magneto cerca di parlare con sua figlia, ma Wanda lo decima completamente. Dottor Strange, la variante di Palmer e Chavez si riuniscono. Questa scena è una classica scena horror di Sam Raimi, mentre una Wanda decaduta distrugge le cose intorno a lei cercando di catturare il trio. Porca Eva, come Spider-Man 2 quando si risveglia Dottor Octavius nella scena dell'ospedale. Madonna. Usando il braccialetto di Christine, aprono la porta del multiverso. Sfortunatamente Chavez viene catturato e Dottor Strange e Christine vengono gettati in un universo morente da Wanda. Ok, questo è il mondo del Barone Mordo, che è stato distrutto da Evil Doctor Strange e mostra New York in decadenza. Il duo va a Sanctum Sanctorum, vabbè, di questo universo e trova l'Evil Strange. Il trailer rende eccessiva la presenza di Evil Strange in questo film, e solo in questa sequenza non è affatto il cattivo del film. Ok, nell'universo 616 Wanda riporta Chavez e Wong a Kamar-Taj. Anche se Rintra e lo stregone cercano di combattere, Wanda si impossessa della mente degli stregoni più deboli con gli incubi e uccide la maggior parte degli stregoni in un istante. Una giovane stregone affronta Wanda e si sacrifica per distruggere il Darkhold. What? Ok. Wong dice a Wanda che un altro Darkhold inciso nelle pareti di un castello che si trova sul monte Pundangor. Dopo che Wanda dice a Wong che farà precipitare tutta la realtà nel caos, ok. Lui le dice anche che la montagna Pundangor è il luogo in cui la magia del caos ha avuto origine. Il Darkhold ha corrotto la mente di Wanda con delle bugie e lei crede che i suoi figli siano in pericolo e che i demoni possano usare la magia del caos per conquistare il multiverso. Ma non è vero. A castello del Wanda usa il potere combinato di America Chavez e Darkhold per lanciarsi attraverso il multiverso alla ricerca dei figli. Non so più parlare, ragazzi, scusate. In questa sequenza vediamo Sylvie e Loki che guarda il multiverso spezzarsi. Abbiamo anche l'apparizione calma dei personaggi Loki alla TVA che va nel caos. A
A causa delle azioni di Wanda, più universi vengono distrutti e precipitano nel vuoto, comprese le versioni varianti dell'MCU, Universo Fox e l'Universo Fantastici 4 del 2015. Varianti di diversi personaggi dell'MCU iniziano ad arrivare nell'universo principale. Bong cerca di fermare Wanda, ma lei lo rende inabile e lo getta fuori dal castello. Lui riesce a impedirsi di cadere. La variante del Dottor Strange malvagio è molto simile alla versione What If. Ok, le due versioni di Strange combattono per un incantesimo che potrebbe curare Wanda Maximoff. Il Dottor Strange uccide lo Strange malvagio impalandolo. Ok. Dottor Strange lascia Christine in questo universo e proietta stamente la sua anima nel corpo di Defender Strange. In pratica è uno zombie in questa scena. Madonna. Il Dottor Strange riesce a raggiungere il castello con l'aiuto di Rintra, Wong e alcuni stregoni rimasti, sussurrando a Chavez l'incantesimo. Chavez è in grado di fermare il controllo di Wanda su di lei. Wanda e America Chavez sfondano il multiverso nella loro lotta e vengono mostrati più universi. Anche se il Dottor Strange riesce a trovare nel suo corpo, a tornare nel suo corpo e Christine nell'MCU a causa delle sabbie del multiverso, il multiverso converge nella linea temporale dell'MCU. È una versione molto peggiore dei climax di No Way Home. Ok. I demoni si riversano e cercano di entrare negli universi. In un'enorme scena culminante, Dottor Strange e vari personaggi dell'MCU si uniscono a combattere per i demoni. Molteplici camei di questa scena. La maggior parte sono solo vecchi attori dell'MCU, però. Ok. I camei saranno John Krasinski è ambientato come Mr. Fantastic. Mr. Fantastic è un donna invisibile, l'avevo detto. Sophie Turnell, Michael Fassbender, James McAvoy e Alessandra Shipp ritornano come i loro rispettivi personaggi negli X-Men. Ryan Reynolds come Deadpool, lo stesso Deadpool degli altri film. Però è arrabbiato perché non gli è permesso usare la parola fuck in questo universo. Che cazzata! Wesley Snipes come Blade, Hulk di Edward Norton, non Edward Norton in persona, solo una versione CGI, ok, di Hulk. Nicolas Cage come Ghost Rider, per lo più un tesco in fiamme, ma Cage appare brevemente. E va bene. Lo Spider-Man di Tobey Maguire si vede, ma non c'è dialogo. Liam Hemsworth interpreta una variante di Thor dall'aspetto molto classico. Thomas Jane come War Machine, quindi del primo Iron Man. Punisher indossa l'armatura di. Ah no, scusate, questo è The Punisher. Indossa l'armatura di War Machine solo dipinta di nero con un tesco bianco. Vediamo anche il cast di Agent of Shield, Runaways di Hulu e Cloak and Dagger. Robert Downey Jr. ritorna indossando l'armatura Mark III. Il Dottor Strange è triste per lui e sembra che anche Tony lo sia. I due si scusano entrambi allo stesso tempo, dicendo che avrebbero voluto essere loro a morire nelle rispettive versioni di Endgame. Nell'universo di Robert Downey Jr. è morto Dottor Strange. I due si abbracciano e riescono a superare Endgame. Questa squadra multiversale combatte i demoni. Wanda si rende conto che la sua mente è stata corrotta quando trova i suoi figli accuditi da una coppia adottiva. I suoi figli sono inorriditi dal suo aspetto. Alla fine Wanda si sacrifica se stessa al castello del Darkhold. Questa fonde diversi universi insieme, non è chiaro quanti o quali. Bong e Chavez si allenano e Dottor Strange è pesantemente disturbato dagli eventi che sono accaduti. Viene mostrata una scena di Dottor Strange che incontra i gemelli adolescenti di Wanda, ancora senza attori. Ragazzi, che cosa dire? Sono veramente emozionato. Io spero che il film vada veramente così perché, raga, è una roba assurda. Vabbè, ragazzi, che cosa pensare? È una roba assurda. Io spero che la trama di questo film sia così, perché se no non potrei dire altrimenti. È figo così? Speriamo che lo sia. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Grazie per aver visto questo video. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. Nuova pagina Instagram, Kingslave18, che è la mia pagina ufficiale. Se volete vedere i walkthrough di Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Ratchet & Clank Rift Apart, basta seguire il link in descrizione, non vi preoccupate. E ovviamente c'è anche il link per supportare la corporazione. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video e spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima! Tra l'altro, ragazzi, ho letto un'altra notizia riguardante Doctor Strange che
tra due, partendo da oggi, tra 2 o 3 settimane dovrebbe apparire un trailer. Ok? Un trailer segreto. Questo lo metterò alla fine del video. Quindi, ragazzi, mi raccomando, preparatevi da 2 o 3 settimane perché ci sarà il trailer, quello ufficiale.